Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Un solo punto raccolto nelle ultime due gare per il Bari, che affronta il Piola nel match valido per la 33esima giornata della Serie B con te.it, una delle squadre più in forma del campionato. La Pro Vercelli reduce da 6 risultati utili consecutivi con 2 vittorie e 4 pareggi. Longo si affida in attacco all'ormai colorata coppia Bianchi Aramu, mentre Colantuono sceglie per il suo tridente Parigini, Raicevic e Brienza. L'andata vittoria dei pugliesi per 2-0. Dopo un quarto d'ora di studio, buona iniziativa da parte di Parigini sulla sinistra, ma Raicevic viene anticipato al momento della conclusione in porta. È il Bari che fa la partita in questo momento del match. Al 25esimo, prima occasione, con pallone recuperato da Parigini, si inserisce Brienza che carica il sinistro, sfera che sfiora il palo alla sinistra della porta di Provedel. Si dispera l'attaccante di Colantuono. Al 29esimo, Salzano cross dalla sinistra, sale Parigini che prova a mettere la palla nell'angolo. Provedel ci arriva con la mano e mette in corner. E al 31esimo arriva il vantaggio della Pro Vercelli, azione insistita di Berri, poi Palazzi riesce a mettere in mezzo per Simone Manuello, che tutto solo non sbaglia e batte Micai. Quinto gol in stagione per il centrocampista di Moreno Longo, che arriva nel momento migliore dei pugliesi, costretti così ad inseguire. Al 40esimo intervento su Brienza, non rilevato però dall'arbitro, poi i massaggiatori entrano in campo. Protesta Colantuono che viene allontanato da Pinzani, espulsione quindi per quel che riguarda l'allenatore del Bari. Entra al posto di Brienza Galano. Brienza costretto quindi a lasciare il terreno di gioco proprio pochi secondi prima del fischio finale del primo tempo, che arriva puntuale da parte del direttore di gara, mentre non ci sono ulteriori cambi nel corso dell'intervallo su entrambi i fronti. E al terzo minuto subito Pro Vercelli molto pericolosa, c'è un lancio dalle retrovie, ottimo il controllo da parte di Rolando Bianchi che riesce a servire la corrente a Ramu che prova a piazzare il sinistro, ma nell'occasione Micai si salva alla grande, preoccupato Colantuono. Due minuti e su punizione di Salzano Floro Flores trova l'impatto verso la porta, ma la sfera esce di un soffio, Bari vicino al pareggio nell'occasione. Cerca il Bari di alzare i ritmi, ma a 10 minuti dalla fine arriva l'ammonizione di Moras per questo fallo su Germano lanciato verso la rete. E all'83esimo arriva un'altra grande occasione invece per il raddoppio da parte della Pro Vercelli, con il pallone recuperato a metà campo, alla fine se ne impossessa Palazzi che si presenta davanti a Micai, prova il sinistro, colpisce il palo e poi Micai si ritrova miracolosamente la sfera tra le mani. Grande occasione per chiudere la partita per la Pro Vercelli. Arriva anche nei minuti finali questa ammonizione per Vives, numero 11 della Pro Vercelli, per questo fallo a centrocampo che cerca di arginare l'assalto da parte del Bari. Il Bari che ci prova comunque fino alla fine. Buona l'azione sulla parte sinistra dell'attacco barese con la palla che alla fine arriva a Sabelli, che carica il destro potentissimo dai 30 metri. Provedel si distende e mette il pallone in calcio d'angolo. Davvero ottima la conclusione da parte di Sabelli, altrettanto la risposta del portiere di casa sulla battuta. Ci prova ancora Moras di testa, ma ancora una volta il portiere piemontese riesce a bloccare la sfera a terra. Finisce 1-0 per la Pro Vercelli, che fa un bel balzo in avanti in ottica salvezza.